Anna Bella, coordinatrice della RSU del Consorzio Bacino Salerno 2. Siamo per l'ennesima volta in strada, perché al contrario, oltre a rubarci il nostro lavoro, il nostro stipendio, ci vogliono rubare anche il Natale. Dopo una riunione fatta in prefettura la settimana scorsa, dove ci è stato promesso che forse, probabilmente, prima di Natale avremo lo stipendio del mese di ottobre, precisiamolo, con le presenze del mese di settembre, senza tredicesima, senza nient'altro. Vogliamo chiedere a tutti i sindaci che stanno sopra oggi in riunione, che hanno incassato la TARSU sicuramente, perché siamo a fine anno, i cittadini hanno pagato tutti quanti sicuramente, e anche con una piccola percentuale che non paga, sicuramente le belle somme le hanno incassate, perché non pagano il consorzio per permettere anche a noi di fare un Natale dignitoso. Abbiamo lavoratori che non hanno nemmeno più soldi per mettere la benzina nelle macchine e andare a lavorare. Poi alla fine, se i lavoratori non vanno a lavorare, sono i cattivi della giornata, perché non hanno fatto il loro dovere, mentre gli enti pubblici non permettono ai lavoratori Giuseppe, di lavorare. Sono un operatore del Consorzio Bacino Salerno 2 e ci troviamo ancora una volta qui per chiedere i nostri diritti, cioè lo stipendio. Noi veniamo da Napoli e purtroppo bisogna affrontare molte spese come autostrade e benzina. Avanziamo tre stipendi, quanti stipendi? Tre stipendi avanziamo. Natale, se viene Natale deve venire per tutti, o altrimenti non viene per nessuno. Ci troviamo qui sotto alla provincia di Salerno, abbiamo appuntamento con i sindaci non è venuto nessuno, non è venuto nessun sindaco. Noi aspettiamo finché loro facciano il loro proprio dovere e mettono a posto questa situazione, perché così avanti non si può andare. Noi avanziamo tre stipendi e la tredicesima. Siamo col consorzio Salerno 2, veniamo da Napoli, sono 25 euro e 29 euro. Avanziamo tre stipendi e a 14 euro. Un bicchiere di vino e ci saranno anche 1000 lire. E come si fa? A casa il primo mangiato, primo aggiunto, primo pago di bollette, siamo ingegneri. Loro non possono sapere, 40 sindaci hanno presentato tre sindaci. Ma in poche parole abbiamo delle bollette come la e anche per la nostra dignità, che abbiamo i ragazzi a casa, abbiamo i ragazzi che devono andare a scuola, loro sanno che dobbiamo comprare libri, cartelle e via discorrendo, le spese si sanno. Comunque noi il nostro dovere lo facciamo, venendo da Napoli a lavorare qua con i colleghi salernitani, noi facciamo il nostro dovere, quindi è obbligo loro darci lo stipendio, non è che fanno passare tre mesi, quattro mesi, poi dicono che vuoi tredicesimo, vuoi mezzo stipendio, ma che facciamo, che stiamo mi suona attorno, non lo so, per me avevo una scemenza. La cosa giusta è chiamare tutti i sindaci morosi che devono dare molti soldi al consorzio di Bacino Salerno 2 e quindi vedere un po' come devono fare loro a fare tutte queste cose, a pagarci, perché a noi ci impongono di andare a lavorare per i comuni, quindi noi facciamo il nostro dovere. Ok? Noi stiamo sempre lavorando. Punto. Noi lavoriamo. Ciao. Noi stiamo facendo ancora il nostro diritto, nonostante ciò che non ci pagano, il nostro dovere, il nostro diritto di operatori, e stiamo ancora servendo al popolo salernitano, perché la città di Salerno, se è pulita perché ci sono anche i napoletani che fanno il proprio dovere, e noi lo facciamo con orgoglio, dignità e rispetto verso i salernitani, verso la città di Salerno e tutti i comuni di Salerno. Però non è una cosa bella che una persona va a lavorare e non viene pagata. Questa è una vergogna per tutti quanti, non solo per chi non paga e chi ha le proprie responsabilità. Io non lo so da dove parte questa situazione, però non è una cosa bella. Avanziamo molti miliardi dai comuni, i comuni sono morosi e devono pagare. Se i comuni pagano, gli operatori vengono pagati. Noi serviamo ai comuni e i comuni vengono pagati dai cittadini, perché i cittadini di Salerno pagano le tasse precisamente e questi soldi non si sa dove vanno a finire, perché noi non veniamo